Buonasera, sono Laura Antichi e vi presento alcune flashcard in realtà aumentata, un futuro molto promettente per l'apprendimento sia usando flashcard in realtà aumentata. Un esempio per testarne l'efficacia è il sito hardflashcards.com. Ci sono nel sito diverse proposte gratuite. Noi andremo a vedere l'applicazione di AR Flashcards Animal Alphabet. Flash Alphabets in realtà aumentata. Rappresenta un nuovo modo di imparare. Le carte proposte dal sito sono interattive e in 3D e aiutano i bambini ad imparare le lettere e i loro suoni. E per noi italiani possono essere un ottimo strumento nell'apprendimento della lingua inglese. Come si fa? Si scarica l'applicazione sul proprio smartphone o tablet, sia per iOS che per Android. Dal sito, adesso lo andiamo a vedere, si scaricano le carte e si stampano, si punta con l'applicazione scaricata sullo smartphone sulla carta e compare un animaletto che corrisponde alla lettera e facendo clic sull'animaletto si può sentire il suono della lettera stessa. Adesso vi faccio vedere dallo smartphone, non sono sicura che si senta il suono. Ma ci proviamo. Comunque, in realtà il suono dopo si sente quando si utilizza la prassi di visualizzazione delle carte normali. Allora, questo è il mio smartphone. Vado nell'applicazione Alphabet, la apro e vedete che è fatta da Unity, che è un'azienda che si occupa di realtà aumentata. Faccio Get Started, aspetto il loading. Ok, punto sulla lettera A, mi compare l'animaletto. Aspetta. Ecco, vedete che viene pronunciata la lettera. Punto sulla B. Ecco, passo a una carta successiva, ad esempio la C. E vedete, clicco sull'animaletta. E mi dà proprio la lettera. Punto sul successivo D del dog e posso visualizzare con l'icona le lettere maiuscole e minuscole. Ecco. Mi pare che comunque questa proposta sia molto interessante. Ecco, ci sono altre flashcard stimolanti che ad esempio questa di Abraham Lincoln, ma il dispositivo spesso non è adeguato per utilizzare questa, i miei non lo sono, per utilizzare questa applicazione. Quindi è tutto un futuro anche da inventare. Buonasera.